Best for Soil, rotazione delle colture, informazioni pratiche. Ciao, sono Saskia e lavoro per Delphi, un servizio di ricerca e consulenza nel settore dei seminativi. Per gestire una buona sanità dei terreni è di grande importanza una buona rotazione delle colture. Si può vedere in questo video di Best for Soil come farla e tutto ciò che ne deriva. Una buona rotazione delle colture può aiutare a prevenire i danni alle colture provenienti da parassiti e malattie, aumentando e mantenendo nel contempo la salute del suolo. Oltre alla prevenzione nei confronti di parassiti e malattie, svolge un ruolo importante sulla fertilità e sulla struttura del suolo. La rotazione delle colture è un ordine pianificato di coltivazione di specie diverse nello stesso campo. Il raccolto successivo appartiene a una famiglia diversa, al fine di ridurre malattie e nematodi trasmessi dal suolo. Le rotazioni possono essere concepite secondo un criterio molto semplice, ma più sono diversificate, maggiori sono i vantaggi che se ne ricevono, a condizione che le colture specifiche vengano utilizzate nella sequenza e nel rapporto corretti. Per progettare un'adeguata rotazione delle colture è importante comprenderne i processi subordinati e seguire i passi giusti. Le malattie e i nematodi trasmessi dal suolo richiedono una pianta ospite sensibile per sopravvivere e moltiplicarsi. Possono moltiplicarsi all'interno o all'esterno della pianta ospite sensibile infetta. Dopo il raccolto, i residui delle colture e le piante morte conterranno potenzialmente enormi quantità di agenti patogeni e nematodi. Con la decomposizione dei residui culturali e delle piante verranno trattenuti nel terreno, aumentando così il livello di infestazione nel suolo. Ciò aumenta la pressione sul prossimo raccolto. Al punto che la sua coltivazione probabilmente non è più economicamente fattibile. Questo ciclo continuo può essere interrotto coltivando una coltura non ospite che non sia suscettibile alle malattie e ai nematodi presenti nel suolo. Questa azione sfrutta fattori naturali, come l'eliminazione di nutrienti per il patogeno o l'antagonismo da parte di microorganismi del suolo benefici. Il che significa che le popolazioni di agenti patogeni e nematodi diminuiranno al punto che le colture potenzialmente sensibili possono essere nuovamente coltivate con successo nello stesso terreno. Una buona rotazione delle colture impedisce a parassiti e malattie di raggiungere una densità di popolazione tale da incidere sulla resa e sulla qualità delle colture con conseguente perdita economica per l'agricoltore. Aumenta o preserva la salute del suolo e quindi aiuta a mantenere la redditività del raccolto. Innanzitutto, una sana rotazione delle colture è adatta alle condizioni locali. A parte le opportunità di mercato e il tipo di suolo, il livello di infestazione di malattie e parassiti già presenti determina lo schema di rotazione. La determinazione del livello di infestazione del suolo da parte dei nematodi è relativamente semplice, e in molti paesi i laboratori pubblici o privati offrono tali servizi. Al contrario, esistono solo pochi metodi per determinare la presenza di patogeni fungini presenti nel suolo, ovvero per il verticillium, e questa analisi è disponibile solo in un numero limitato di paesi. Pertanto, una sana rotazione è particolarmente importante per gestire le malattie fungine trasmesse dal suolo. Occorre valutare attentamente quali siano gli ospiti delle malattie e dei nematodi trasmessi dal suolo. Alcune malattie e nematodi hanno uno spettro di ospiti piuttosto ristretto, ad esempio nematodi delle cisti della patata mentre altri hanno una vasta gamma di ospiti come il Tricodorus SPP. La pianificazione della rotazione delle colture dipende fortemente dalle colture e da quali malattie o nematodi siano già presenti sul campo. Qui si potrà progettare una buona rotazione del raccolto con l'aiuto del database Best for Soil. Il nostro esempio è un campo su un terreno sabbioso nel Nord Europa. Abbiamo una rotazione di otto anni. Le colture principali sono patate, cipolla e carota. Le malattie del suolo e i nematodi tipici di queste colture sono il verticillium dalie, la sclerotinia, sclerotium, fusarium, foma terrestris, alternaria radicina. Nematodi viventi liberi, i nematodi Pratilencus penetrans e Trichodorus spp. All'interno di questa rotazione coltiviamo due volte patate e le altre colture sono barbabietola da zucchero, cavolo e grano invernale con segale come coltura da sovescio. Una regola generale per la frequenza è coltivare la stessa coltura non più di una volta in due o più anni. Per molte colture, tuttavia, è necessario un periodo più lungo. In questa rotazione, ad esempio, la coltura principale della patata viene alternata a tre sequenze di altre colture. L'analisi del suolo e le osservazioni su colture precedenti mostrano che nel campo sono presenti i seguenti nematodi. Il nematode Pratilencus penetrans e il nematode Trichodorus SPP Il livello del nematode Pratilencus penetrans è al di sopra della soglia di danno, quindi guardiamo nel database Best for Soil per vedere quali piante non ospiti possiamo coltivare. Dopo aver compilato la rotazione proposta, lo schema mostra a quale livello un nematode potrebbe moltiplicarsi sulle colture scelte. E a quale livello le colture soffrono del nematode. Come vediamo qui, il Trichodorus non è sempre dannoso, ma si moltiplica su tutte le colture. Pertanto, decidiamo di introdurre la cover crop di Tagetes patula, poiché il Tagetes rilascia una sostanza mortale per il Pratilencus, quando questi nematodi entrano nella pianta. Vediamo che un'altra debolezza del nostro piano è la sequenza del grano invernale e la scelta della segale, perché il pratilencus si moltiplica fortemente sulla segale, mentre solo un po' sulla barbabietola da zucchero. Opzioni ancora migliori invece della segale sono la vena giapponese e l'orzo estivo. Così abbiamo deciso di cambiare la barbabietola da zucchero con l'orzo estivo. E di sostituire la segale con avena giapponese e tagetes come sovesci. Questo è un esempio per migliorare la rotazione delle colture. Nella scheda informativa di Best for Soil sulla rotazione delle colture vi sono altri esempi di progetti di rotazione, come una tipica rotazione a seminativo nell'Europa settentrionale, comprendente grano invernale, patata e colza invernale. Altre considerazioni sulla progettazione di una rotazione delle colture verranno ora brevemente discusse in questo video. Alcune colture vengono coltivate una dopo l'altra per complementare le reciproche esigenze. Una coltura foraggera leguminosa che fissa l'azoto può essere coltivata prima di una coltura che richiede elevati livelli di azoto. Una coltura con radici profonde come l'orzo estivo può essere coltivata dopo colture come le barbabietole da zucchero per migliorare la struttura del suolo e l'infiltrazione d'acqua. Anche le colture a radice profonda riportano in superficie i nutrienti che sono stati lisciviati negli strati più profondi del suolo. Invece di lasciare il terreno nudo dopo aver raccolto le colture principali, si possono coltivare Cover Crops dopo tutte le colture raccolte entro il primo ottobre. Occorre tenere presente che anche per le Cover Crops si devono considerare i livelli di nematodi in relazione alle piante ospiti e non. Le Cover Crops impediscono la lisciviazione dei nutrienti, lasciano residui per mantenere i livelli di sostanza organica del suolo proteggono la superficie del suolo e nutrono la rete alimentare del suolo. Le cover crops promuovono anche la formazione di aggregati di terreno altamente stabili che possono resistere all'erosione dovuta a forti piogge e venti. È possibile avere maggiori informazioni sulle cover crops nei video di Best for Soil sulle cover crops e sui sovesci. Per ottenere il massimo dalla rotazione, Ove possibile è bene integrarla con altre pratiche come le cover crops. In ogni caso, occorre valutare quali nematodi, malattie e parassiti vi sono o ci si attende di trovare, e regolare la rotazione e la scelta delle cover crops sovesci per ridurne la presenza. Il database Best for Soil può essere utilizzato per scegliere la coltura migliore in funzione di specifiche situazioni per progettare una rotazione ottimale delle colture.